si parla molto di tecnologie e di industria 4.0 e quindi c'è una spinta importante nell'investimento appunto in tecnologie, software e automazione. Tutto questo però per essere messo a terra e scaricare tutti i benefici che queste tecnologie possono dare, necessariamente bisogna avere processi stabili e robusti. Se i processi non sono stabili e robusti, inevitabilmente il rischio più alto è quello di digitalizzare degli sprechi. Per cui il nostro consiglio è prima i processi, poi le tecnologie.